Ora è giusto che sappiate che questo applauso non è affatto spontaneo, l'ha chiesto il regista Marcello al pubblico, anche perché applaudire me. Io intanto vi do il benvenuto al Linea d'Ombra Film Festival, alla 28ª edizione che è cominciata oggi attorno alle 4 con la proiezione delle nostre prime opere in concorso. Questo è il primo ring di questa edizione 2023, edizione che, come vi ricordo, ha come parola d'ordine, anzi come parole d'ordine, challenge, che vuol dire sfida, all'interno della quale c'è change, che vuol dire cambiamento, e poi lo diremo e lo racconteremo. Insomma, sono due parole che a me fanno venire in mente due registi straordinari che sono Fabio e Damiano D'Innocenzo. È bellissimo perché ho appena fatto l'errore che ho fatto con i Dardenne, con cui... Prego. No. Voi io ai margini. Che ancora non mi ricordo se si chiamano Pierre e Jean-Luc o Jean-Pierre e Luc. Credo Jean-Pierre e Luc, e sbagliai mettendo, insomma, Luke nella parte sbagliata. Ho fatto così anche dicendo Fabiano invece che Fabio. Sì, ma a me una volta mi hanno chiamato Cosimo. Sì. Proprio non c'entrava un cazzo. Hanno battuto per qua. Per fortuna c'è sempre qualcuno peggiore di me, come dico sempre a mia moglie, e quindi questo, insomma, va benissimo. Io, ragazzi, sono felicissimo perché, insomma, oggi ci stavamo ricordando della prima volta che ci siamo incontrati. In realtà c'è una prima volta in cui ci siamo incontrati, in cui eravamo tutte e due abbastanza fuori posto, che eravamo al Ministero. Io facevo il commissario, c'era un film da proporre, però la prima volta che ci siamo visti tutti e tre è stata in un'intervista alla Casa del Cinema dopo La Terra dell'Abbastanza. Quando abbiamo deciso di fare il festival, noi abbiamo questa abitudine di scegliere una parola d'ordine con cui declinare tutto il festival, e abbiamo avuto l'intuizione della parola challenge, che dentro aveva anche la parola change, quindi ogni sfida è un cambiamento, ogni cambiamento è una sfida. E io ho pensato, come lo iniziamo? Perché poi una cosa è dirla, una cosa è... dopo 5 minuti è venuto normale, naturale, immaginare la vostra presenza, perché io ricordo perfettamente la sensazione che ho avuto quando ho visto La Terra dell'Abbastanza. Ricordo bene che era un periodo in cui, non, dopo aver tanto lottato per difendere il cinema italiano, che era... in qualche modo sempre vittima di uno stigma, per cui no, a me non, quanti amici abbiamo che fa io non vedo il cinema italiano, non vanno in sala a vedere il cinema italiano. Effettivamente, a un certo conformismo di linguaggio mi ero stufato anch'io. Vedo La Terra dell'Abbastanza e mi si apre un mondo, è un po' quello che abbiamo scritto anche nel catalogo. Siete arrivati e avete scombinato le carte. E oggi un po' ci raccontavamo anche, no, fuori dalla sala, che non è stato affatto un viaggio improvvisato, è stato un viaggio che è partito dall'oscurità di un lavoro molto forte. Vi va di iniziare a raccontarcelo, insomma, no? di vedere cosa c'è dietro i riflettori? Ciao a tutti. Beh, innanzitutto non ci stanno riflettori, ma non perché ci sia un'assenza strutturale, ma perché li evitiamo. Prima parlavo con tuo fratello, che mi hai presentato prima, appunto Alessandro. E lui mi diceva appunto di questa crasi tra change e challenge, e io ho detto che la nostra sfida appunto è quella di non cambiare. Come eravamo 5 fa, come eravamo 5 anni fa, siamo adesso, e lo siamo stati 15 anni fa. È difficile non lasciarsi sedurre da queste sporadiche sirene dell'industria del cinema italiano, lo sai benissimo. Sì, da me gli stilisti sempre mi propongono vestiti. Cioè, no. È una lotta, insomma. No, ma manca a noi, sì. Nessuno, cioè... No, però purtroppo i critici cinematografici non ci sono sirene che seducono. Ok. Mi farei sedurre senza problemi. Però sai bene che un aggettivo che tu dai in un verbo giusto può far credere al regista di essere già arrivato, già un maestro, tutte cose che noi schiviamo, ma non perché non ci piacciono le carezze, e non perché non ci crediamo, ma perché purtroppo, per come siamo fatti io e Fabio, che siamo nati senza scuole di cinema, che siamo nati senza, tra virgolette,
i genitori giusti. Tra l'altro saluto i miei genitori veri che ci stanno guardando in streaming. Spero di fare giusto. Bella figura, mi sento un po' come se la mia fidanzata... Te tocca, sta aspettativa. E ecco, noi non provenendo da alcuna forma accademica o impronta predisposta al cinema, ci siamo sempre dovuti meritare un po' tutto e abbiamo fatto i lavori appunto difficili. Noi abbiamo fatto, ne parlavamo prima con Boris, per tanti anni i Ghostwriter, che significa che tu scrivi il copione e poi sparisci quando c'è uno da incassare i soldi, due da vedere il tuo nome a fine film. Ettore Scola li chiamava negri perché si chiamavano così, no? I vari agio, scarpelli, Scola hanno iniziato. Sì. A noi ci chiamavano sporchi negri, quindi ancora per marcare questa cosa qua. Ma anzi, non ci chiamavano proprio, per dirla ancora in maniera più precisa. E sono giorni, anni, mesi che non voglio dimenticare. Credo che per come io e Fabio intendiamo il cinema, e quindi un'opera innanzitutto di coraggio e di ricerca, sia il sentimento migliore. A questo punto, anche coinvolgendo Fabio, senza scuole, senza genitori giusti, siamo tutti e tre di Roma, no? Cioè, anche venendo da un quartiere che è proprio geograficamente lontano da quello che è il cinema, anche romanocentrico, no? Raccontavo prima, presentandovi all'esordio del festival, che Torbella Monaca per tanto tempo non è stata neanche raccontata, cioè non solo non venivano attori o registi da lì, ma non veniva neanche raccontata. E come siete riusciti a raggiungere, cioè ad abbreviare questa distanza anche geografica col cinema? Perché è vero, avete fatto tanta gavetta, però come siete riusciti a farvi la vostra scuola? L'abbiamo fatta. A Postilla, ovviamente, i genitori sono giustissimi per quelli che sono i figli. In realtà, almeno c'è, cioè, i genitori non so giusti, ma capivo cosa volessi dire. Ma i nostri genitori ci hanno insegnato l'arte del proprio dello stare al mondo. E ci vuole una grandissima ironia. Poi il fatto che noi facciamo film serissimi, questo non vuol dire assolutamente niente, perché è anche un po' il gioco del contrappasso, no? Cioè, per esempio, questo festival del cambiamento, io guardavo la foto prima di Dostoevskij, dico, mazza che freni. Poi mi guardo qua e dico, madonna, che cazzo siamo diventati. Cioè, un proprio tu bei freni. Infatti è difficile fare un'intervista con sopra questa foto. Però sulla Torbella Monaca, credo che veramente questo andare sul set senza conoscere già le regole, senza averle già masticate, senza aver già consumato il rapporto sessuale col cinema. Noi siamo arrivati veramente che eravamo dei vergini. E adesso siamo nella fase del palpeggiamento del sesso orale, non al massimo. Però veramente io rivendico questa forma, che non è una forma di dilettantismo, attenzione. È una forma di purezza e di non omologazione che io voglio continuare a percepire. Cioè, anche il fatto a volte di sentirmi un po' un imbucato alla festa, no? Che non è un sentimento magari piacevole, però è un sentimento generante, perché ti costringe a guardare, ti costringe ad accettare il fatto che forse si può fare qualcosa di bello pur essendo fuori luogo. Anzi, forse a volte soprattutto perché si è fuori luogo. E quindi abbiamo fatto un percorso che somigliava a noi, ecco. Non somigliava ai docenti, non somigliava ai dogmi, somigliava a me e Damiano nelle fortune e nelle sfortune. Quindi credo che La Terra Abbassata fosse un film in qualche modo fresco, fuori moda e spontaneo. No, devo dire che, come insegna un maestro che avremo ospite venerdì prossimo, diciamo, si notano di più le persone che alle feste non ci vanno, che pure fanno tappezzeria alle feste, quindi in questo senso sentirsi bucati alle feste è una cosa che condividiamo e credo che sia l'unico modo per essere diversi, no?
non cercare il conformismo, non cercare l'omologazione. Voi ve la ricordate la prima sceneggiatura a cui avete collaborato? Qual è stato il momento in cui, insomma, il primo contatto con Pianeta Cinema? Sì, chiaramente non posso far nomi perché sai, come sai, si firmano i contratti anche se, nella quale non ti dicono che non te pagano, ma non ti pagano, ma ti dicono che non puoi dire il cognome. Ma tanti, e anche molti anche illustri. E la prima qual era? Ecco, la prima fu con un regista, il classico, noi siamo di sinistra, ma non è importante, questo è proprio il classico regista comunista, che sono quelli che alla fine non te pagano mai, non gliene frega proprio un cazzo di te, e rivendicano costantemente la loro appartenenza politica, la militanza e tutte queste... Il rispetto dei lavoratori. Sì, ma soprattutto dicono, io quando ero giovane, e mo che sono uno stronzone, quindi... E la scengiura che noi scrivemmo era brutta, non meritava di non essere pagata, un obolo ci sarebbe piaciuto, ci sarebbe gratificato, ci avrebbe permesso magari di... quando prima parlavamo del tuo lavoro al ministero, io ti ho detto una cosa alla quale credo, che si lavora molto meglio quando si è apprezzati, proprio nel senso etimologico del termine, quando tu hai un prezzo e vieni pagato per il tuo lavoro. È inutile, si scrive meglio, si pensa meglio quando mangi a pranzo, e queste erano cose che per noi erano un po' un terno al lotto. Non abbiamo mai, ecco, a noi ci hanno dipinto anche in maniera molto folcloristica, a volte anche imprecisa, a noi non è mai mancato il piatto a tavola, e se mancava qualcosa era il piatto, nel senso che mangiavamo così una pizza al volo. Però appunto, tornando sulla tua domanda, la prima sceneggiatura fu per questo regista comunista, e era un film sbagliato nelle intenzioni, e credo che l'averlo capito subito mentre lui ce ne parlava in questo parco di questa idea bolsa già vista mille volte, ecco, secondo me rintracciare lì già l'errore faceva di noi dei ragazzi due o tre passi avanti rispetto a quell'andamento pachidermico e vetusto, ma non fisicamente chiaramente, ma nell'idea di cinema. L'idea che nel cinema possano non servire le idee che hanno accompagnato il cinema, soprattutto negli anni 90 e all'inizio anni 2000, penso i 15 anni più mortiferi. Il cinema italiano era italiano, ma non era cinema. Ecco, quindi eravamo molto supponenti, lo siamo ancora, rispetto a alcuni registi, al 97% dei registi che conosciamo. Ma con una ragione per me molto solida, che non c'è rispetto innanzitutto per quanto può essere privilegiato e importante alzare la mano e dire io racconto una storia. Non tutti hanno la possibilità di farlo, chi c'è la possibilità di farlo deve anche avere una storia, mi pare il minimo indispensabile. E quel regista comunista... Non vi ha fatto paura? Nel senso, io c'è stato un momento nel mio lavoro in cui ho detto non potrò farlo, no? Non sarà possibile in questo paese, non sarà possibile farlo come penso di farlo io. E mi chiedo, quando vi siete trovati di fronte a quella storia bolsa, raccontata e riraccontata, di fronte a quell'automatismo in cui il vecchio si cercava di mangiarsi il giovane senza nemmeno apprezzarlo, non avete pensato non è questo il paese, non è questo il tempo per fare quello che vogliamo fare? Ma questo tuttora sempre, ogni sera prima di andare a dormire, prima di prendere le gocce, c'è sta questo pensiero qui. Credo che l'insoddisfazione sia parte integrante della costruzione, perché comunque sia va a stimolare il muscolo della ricerca. Quindi molto brevemente sì, tuttora ogni volta che proponiamo un progetto, ma prima di tutto a noi stessi, il primo dubbio è ce lo faranno fare? Ci sarà qualcuno che metterà soldi in questa operazione? Saremo in grado poi di portare a termine quello che c'è proprio in testa? La nostra ambizione scadrà in uno scarafascio? Cioè, questi sono dubbi che però secondo me sono sempre dubbi generanti.
Questa è un'altra cosa che ti insegnano, per esempio, alle scuole, no? quello del essere bravo a raccontare i progetti ai produttori. I pitch. Voi siete bravi a raccontarli? Guarda, da me non è una pippa. Da me non è veramente scherzo. Anche se prima si è preso un applauso, non so per quale motivo hanno applaudito. Ha una risposta banalissima. Ha pure cambiato il microfono perché pensava fosse il microfono che non consentesse di fare. Invece no, proprio deve fare che parli male. Perché tu parli tipo Eminem, che ti attacca il microfono qua. È vero che si sente un cazzo. Non si sente niente. Se invece parli così, le persone sentono. Perché io da me non voleva fare rapper navi. Sì, è una puntata di Friends in questo momento, però sì. Continua. No, e quindi da un punto di vista proprio verbale, io mi prendo, diciamo, carico in quelle situazioni in cui il produttore dice: vabbè, ma qual è la storia? Diciamo, so il meno peggio, però effettivamente è anche un po'. È un po' un paradosso il fatto di raccontare qualcosa che tu vuoi tradurre in immagini. Quindi sì, non siamo bravi a fare pitch. Anche quando parliamo con i nostri collaboratori, spesso restano spiazzati dal fatto, prima di tutto, che siamo due, che abbiamo idee a volte che so completamente vanno in direzione opposta. Questa è un'attrice fantastica che ha lavorato con noi, insomma, Maria Catina, su Dostoevskij, che è Carlotta Gamba, che tra l'altro è la mia compagna. Questo qua serve un applauso, per favore. Lo dico che è la mia compagna proprio per rivendicare il fatto meritocratico, perché io con tutte avrei voluto lavorare tranne con la mia compagna, perché veramente ho detto proprio non posso farlo, eppure è più brava, quindi abbiamo scelto lei. Però lei sa quanto è difficile lavorare con due registi che a volte ti dicono proprio l'esatto opposto e tu sei lì completamente impaurito. E quindi torno su questo discorso qui, su questo sentimento della paura. A volte la paura, appunto, ti mette davanti a un muro e devi compiere una scelta, altrimenti sei fottuto, no? E quindi ti costringe una scelta, ti costringe a rendere i pensieri fertili. No, voi pensate che possa essere una posa il fatto che loro dicono che, no, che pensano cose completamente diverse? Noi esattamente 20 minuti fa abbiamo parlato di un progetto di cui loro mi avevano parlato in un'intervista, il famoso western con tutte donne, e non vi dico chi e non vi dico come, però uno diceva no, ma lo faremo, e l'altro diceva non lo faremo mai. Quindi questo è molto, molto affascinante. E a questo punto però la domanda più banale in assoluto che vi avranno fatto tutti, ma che secondo me è sempre interessante, è: qual è la vostra, tra virgolette, routine di lavoro, no? Perché poi io ho conosciuto tante coppie di registi, ho conosciuto quelli che chiamo funzionali, molto bravi a dividersi i compiti, quasi impiegatizi, no? Nel dividersi i compiti. Ho scoperto quelli completamente identitari, no? Cioè che sono una specie di superego monolitico, per cui non capisci dove finisce uno e inizia l'altro. Ecco, io non sono mai stato su un vostro set e non riesco a immaginarvi lavorare insieme, no? Ho sempre pensato che foste due entità molto distinte, e quindi svelatecelo il segreto, che me l'hanno chiesto in tanti: qual è il vostro modo di lavorare? Beh, in realtà, scusami fratello, in realtà non c'è. Ma non c'è, perché abbiamo scoperto che è veramente poco redditizio. Dopo Laterale abbastanza, che è un film fatto in apnea da bendati, perché non l'avevamo mai fatto e non sapevamo cosa avrebbe generato. Su Favolacce ricordo che il primo giorno di riprese noi cercammo di replicare tutto della Laterale abbastanza, e quel retaggio invece era completamente debole su un'altra storia, così come è accaduto con America Latina, così come è accaduto su Dostoevskij. L'unico modo forse è evitare di ricordarci come eravamo. Il paragone, no? Tipo io adesso sono qui, presente al centro, qua, come dice Fabio, c'è la foto strappalacrime, davanti a me c'è il video invece, la realtà, quello che spero di essere, quello che sono, che fortunatamente non vedo. Uno deve essere sempre molto bravo a non guardarsi mai, a cercare di non sorvegliarsi. Fortuna vuole che tanto Fabio può non sorvegliarsi, perché ci sono io
che gli guardo le spalle, gli guardo gli occhi, gli ascolto il cuore e viceversa. Quindi la fortuna vuole che Fabio possa benissimo, durante, e questa è una metafora chiaramente che coglierete perché è molto esile, mio fratello sul set può non specchiarsi mai, può andare dritto con gli occhi chiusi, anzi deve farlo. Tanto comunque sia, se è vicino a un burone ci sarà il fratello che gli dirà: frate, sta scena è una merda, sta attore non funziona, noi non funzioniamo, sta scena qui gira vuota, è scritta male, e viceversa. Quindi credo che innanzitutto, ecco, di noi di formulare non c'è nulla, non c'è quello che lavora con gli attori e quello che lavora nella fotografia. Cerchiamo il più possibile di fare tutto, entrambi, perché? Perché è come quando tu corteggi un sogno, per evitare metafore sulle ragazze, quando tu corteggi un sogno, poi ti ci trovi in mezzo e lì lo dividi. No, tu cerchi di fare qualsiasi cosa. Io conosco registi che mi dicono: oddio, che stress il set, che l'incubo, le riprese. Io dico: frate, che cazzo stai a fare? Cioè, tu stai 3 anni a cercare di fare produrre il film, poi quando vai sul set dici che incubo il set, cioè, c'è qualcosa che non mi quadra. È come dici che bella sta ragazza, poi che stai dici che incubo orribile, e mai dopo 5 anni ci sta, ma la prima sera no. Quindi ti dico che è tanto importante, anche se io e Fabio sembriamo smentirci a vicenda, ma io in realtà ogni volta che mio fratello dice qualcosa io lo ascolto e approfondisco una parte di me stessa, anche fosse solo quella di un orecchio, che è molto attento in quello che l'oratore dice. C'è grande rispetto, c'è un grande rispetto, oltre che chiaramente umano, dato che mio fratello è il mio miglior amico, ma anche artistico. Mio fratello è il miglior regista che ho mai incontrato in vita mia, e quindi è inevitabile che poi sul set ti lo guardi. E so che mio fratello pensa esattamente la stessa cosa, anche se adesso troverà una battuta effetto per smentirla. E mentre per quanto riguarda il prima del set, sono circolate le leggende di io che scrivo una lettera, mio fratello scrive quella dopo, durante le sceneggiature non è chiaramente così. Ci sono sempre progetti che prendono il via o hanno la parola fine grazie a uno piuttosto che all'altro. In questo momento qui ti dico che oggi sul treno venendo da Roma a Salerno ci siamo interrogati sul nostro prossimo film e abbiamo circa 5 storie, e al momento la realtà dei fatti, dobbiamo un po' conviverci, è che nessun progetto si fa scegliere, e quindi credo che cambia sempre, siamo in realtà neanche vorrei essere diverso, capisci? Questo è il punto. Non vorrei diventasse una sentenza di cui sono felice, perché anche solo il dire ok, mi piace questa routine significa appunto che io possa volerla fermare e contenere. No, è così. E questo è. Scusate. Noi ovviamente racconteremo che hanno scelto il prossimo film venendo a Salerno, anzi proprio qui a Salerno, anzi se vogliamo fare un pitch decidiamo insomma con loro qual è il progetto da portare avanti. Io direi, se siete d'accordo, visto che ne abbiamo parlato, direi di vedere la clip numero 3, cioè proprio un pezzo di questo film che mi ha fatto innamorare perdutamente di questi due ragazzi, ovvero La Terra dell'Abbastanza. Manolo! Tutto questo di merda. Quando cazzo stai, Manò? Xiaomi. Eh? Xiaomi al cazzo, quando cazzo stai? Mi rispondi al telefono, manca a scuola, vieni. Te lo fa bocciare. Hanno bocciato 3 mesi, ma. Oh! Ma che cazzo di fine ha fatto? Non mi rispondi manca ai messaggi. Che cazzo è successo, Manò? Niente, che te succede? Poi mi sta più a per culo. No. C'entra quella cosa? Che cosa? Non c'entra niente qua. Tu cazzo vai, oh! Ti sono fatto pure le scarpe da frocio. Sempre avute. Come sei sempre stato stronzo, eh? Sono tuo fratello, Manolo.
Te lo ricordi? Son Mirko, me vedi? Sapevamo tutto, tutto l'uno e l'altro, ma dimmi che cazzo è successo? È stupendo il taglio, perché poi andavano proprio tosti sulle parolacce, proprio wow, wow. Sì, beh, quello insomma, sai, no? Però è una delle mie scene preferite, è una secondo me dei momenti in cui si capisce, ecco, sono arrivati due autori, due sceriffi nuovi in città, no? E anche per il modo in cui la racconti, anche per il rapporto che c'è tra questi due protagonisti. Mi è interessato moltissimo due cose. Prima tu parlavi di ironia e lui parlava di apnea. Secondo me l'ironia nei vostri film si vede benissimo, per quanto no abbiano un côté tragico, c'è sempre un momento che in un'azione, in una piscina che implode, c'è però quel momento di ironia che non necessariamente deve far ridere, che costruisce, no? il punto della tragedia. E questa secondo me è una di quelle scene che sono seminali, no? Cioè che da quel momento insomma il cinema fa un passo di lato, davanti, non lo so, però va avanti. Voi vi siete resi conto, a proposito dell'apnea, che stavate portando qualcosa di nuovo all'interno del cinema, o ve ne siete resi conto quando hanno iniziato a dirvelo, o come prima dicevate non ve ne siete ancora resi conto? No, nel senso che non era nella, diciamo, nella nostra lista delle cose da fare, portare qualcosa di nuovo. Eravamo molto focalizzati sulla storia, era comunque il primo film, e il tempo era pochissimo. Dopo questa scena ne abbiamo girate altre tre. E quindi no, non c'avevamo questo obiettivo, che è un obiettivo nobilissimo. Però credo che a volte, piuttosto che in qualche modo farti carico di alcune missioni cinematografiche, a volte è più utile fare un film senza, diciamo, avere una lista dei desideri. Perché a volte mi capita di vedere spesso, e questa non è una critica al cinema italiano, è una critica proprio al cinema, forse anche quello che facciamo noi. Dei film che mi sembra che siano fatti già sapendo quello che suscideranno nel pubblico, mentre secondo me questa è forse una cosa che ci siamo detti prima, i film vanno fatti anche un po' bendati, cioè un po' di sana miopia nel cinema è giusta, un po' di sana incoscienza, anche perché credo veramente che il cinema sia una forma di ricerca anche per chi teoricamente dovrebbe essere l'artefice principale, come appunto lo scrittore e il regista. C'è qualcosa di veramente prezioso, e ovviamente scavalco tutta la retorica del per far, cioè a volte senza il tragico non ci sarebbe l'ironia, però noi veramente sui set noi stiamo sempre a ridere. Quando noi giriamo le scene di favolacce in cui i bambini si suicidano, noi siamo stati tutti a parire. Quando Elio c'ha attacco c'ha il collo nervoso, oppure quando su Adra abbastanza i protagonisti muoiono, girà quelle scene, oppure Dostoevskij, che ancora non avete visto, forse non vedrete mai perché non uscirà mai, perché è troppo cupo. Però mi piace questa abitudine all'ottimismo. Che... No, ma lo dico anche un po', questa è un po' una cosa un po' da cazzone. Cioè il fatto che non so Sky come farà a proiettare la serie. Cioè quando la mettono alle 2 di notte, cioè, mi domando. Però noi, cioè, più le nostre storie sono tendenzialmente tragiche o nere o cupe, più la gioia delle persone che stanno sul set, la felicità, il cazzeggio sano, è forte, è profondo, genera creatività. E quindi io quando guardo i film, a volte mi è successo di rivedere tutti i nostri film, ovviamente non consecutivamente, altrimenti mi sarei buttato sotto al barcone, però dico,
a volte faccio questa cosa qua, uno studentativo, di dire, sai, mi sono un po' ascoltato un film, lo riguardo su una piattaforma o in streaming, dove capita, e rido un botto perché, ecco, molto francamente riconosco il viso di mio fratello, riconosco che lui stava ridendo, e poi insomma ognuno ha fatto, cioè a me, per quanto l'abbiamo inseguito Aldo Baglio, non mi fa ride quando fa Aldo, Gian e Giacomo, non mi fa ride perché è una faccia stupenda, noi abbiamo sempre proposto ruoli tragici, che Cozzalone è un attore che abbiamo inseguito sempre, Luca Medici, perché è un attore fantastico. Poi quando fa Checco Zalone non mi fa ridere, ma penso sia un attore interessantissimo e che ci ha sempre detto no ai nostri film. Penso che dopo Checco Zalone che recita per voi posso anche morire, cioè nel senso, se Luca Medici, se ci stai ascoltando e desideri che io muoia, accetta la loro proposta. E, quindi voglio dire, per me non c'è confine, poi talmente una cosa soggettivistica, cosa ironico. Cioè per me è ironico, i nostri calzini sono ironici, per esempio. Tu questo qua da Natale, io questi qua che sono cazzo presi. E non lo so, è veramente, ecco, non ci chiediamo mai come reagirà il pubblico, nemmeno rispetto a questa cosa qua della cupezza, del dramma. Tipo di recente ho sentito un produttore che diceva, ma sai, adesso sto film va di moda perché in qualche modo contiene una leggerezza che il pubblico cerca. E la mia forma di leggerezza è stata di sti cazzi, cioè per me è stato così, insomma, quindi raga, mi fate un applauso perché io ho il complesso, e stavo 2-0 mio fratello, e siamo 2-1. Tu impara una cosa, io ho scoperto, questo te lo dico da insicuro anch'io, che quando non applaudono è perché sono troppo attenti, cioè è come il cuoco, quando non gli fanno i complimenti è perché stanno mangiando. Quando gli fanno i complimenti vuol dire che non c'hanno tutta sta voglia di mangiare. Questo è una parola di saggezza che è così. Sì, se volete applaudirmi una volta a me invece che a loro, per me va bene. Volevo farvi un'altra domanda, poi se vi va diamo un'occhiata, perché ovviamente stiamo andando anche sul web e ci sono tantissime domande, alcune molto interessanti. Io vivo sempre questa forma di frustrazione perché sia quelli che vengono dal vivo, sia quelli che ci seguono da remoto sono tutti più intelligenti di me e fanno domande più intelligenti, quindi io cerco di non leggerle, però poi alcune sono troppo intelligenti e le faccio. Però prima volevo chiedervi una cosa, perché mi ha colpito tantissimo che quella scena, che io trovo meravigliosa e che ho immaginato che voi aveste girato in 2 giorni, in realtà l'avete girata insieme ad altre 3. E allora vi chiedo una cosa, era più bello, più facile quando si giravano 4 scene in un giorno, o adesso in cui magari avete dei produttori che vi permettono di prendervi il tempo anche per mezza scena un giorno intero? È una bellissima domanda, anche se la risposta già chiaramente è insita nella domanda stessa. Era molto più divertente dover girare 5 scene al giorno, l'avere l'agio di girare una scena al giorno, cosa che ci è successa in America Latina soprattutto, in Dostoevsky già leggerissimamente meno, è quella che inevitabilmente, anche se la scena ce l'hai, dopo 2 ciak, che fai dai fine riprese, no? Devi continuare. E questo fa sì che inevitabilmente tu inizi a essere tu stesso punzecchi la scena che hai desiderato. Ed è un modo molto poco igienico di far cinema. Noi ci siamo cascati con tutte le scarpe su America Latina, che erano fin girato in condizioni di Covid. E c'era un clima ostile e nebuloso, io stesso ero nebuloso e ostile, e quell'agio lì mi ha mortificato, è un agio che io ho cercato. Ricordo che noi approcciamo Lorenzo Mieli, il produttore, dicendo, facendo un po' lì i fenomeni, abbiamo fatto Favolacce, il film più bello dell'anno, adesso dacci quello che ti chiediamo, ma in realtà l'abbiamo chiesto, e nel momento in cui l'abbiamo chiesto e ci è stato dato, ci siamo resi conto che, anzi questo a posteriori al montaggio, ci siamo resi conto che non avevamo bisogno di tutti quei giorni, ma però in quel momento avevamo bisogno di una persona che ce li elargisse. Quindi è stato quasi un come, ok, noi prendiamo più o meno gli stessi soldi, ma dacci tutti questi giorni. E è come un po' l'applauso che ha elemosinato mio fratello. Ne aveva bisogno, noi avevamo bisogno di tutti quei giorni, perché venivamo da 2 film molto buoni, che però abbiamo fatto correndo. A posteriori il correre ha fatto sì che fossero così buoni, probabilmente.
Però è una dichiarazione d'amore fantastica, non avete chiesto più soldi, avete chiesto più giorni. Ah, ma che sono più soldi? Va bene, però insomma, cioè, e questa è un'onestà che... Però il chiedere più giorni è chiedere comunque del tempo per fare, da dedicare al proprio, alla propria passione, al proprio amore. Ti sottraggo la risposta, ma sarò breve. Era un film americano che andava cercato sul set. E questa che poteva sembrare una scusa, una supercazzo, in realtà era così. Cioè qui la splendida attrice Carlotta che sa benissimo quanto noi eravamo sempre curvi sul set, non perché non ci andasse in piedi, ma perché cercavamo, ravanavamo un film che sentivamo dovesse muoversi per gesto cinematografico e quindi per immagine più che per struttura, per vocaboli, per dialoghi, cosa che appunto il film non offre. Noi abbiamo detto, su Americatina, facciamo un film muto. Se fossimo stati così bravi da scrivere un film completamente senza dialoghi, lo avremmo fatto. Americatina era il massimo che siamo riusciti a fare. Ma quel film andava cercato sotto un profilo di immagini. E è un film che amo e che detesto, ma tutto ciò che detesto di quel film riguarda me, in quanto non me lo sono goduto. Spesso scazzo con mio fratello, perché mio fratello lo reputa un film da difendere, io invece non lo reputo da difendere perché secondo me si difende da solo. Quello che è indifendibile è stato, per quanto mi riguarda, il mio approccio da brontolone. Ecco, lì in fase di casting, di riprese, di montaggio, ero estremamente arrabbiato e permaloso. E sono due sentimenti nella quale non mi voglio più ritrovare. Viva Dio, abbiamo fatto Dostoevsky molto rapidamente e mi sono subito reso conto che non era un mio disamore nei confronti delle storie, ma era forse anche un po' un disamore rispetto a quella casa così grande. Parlo di casa in termini di produttivi, appunto all'agio a cui tu ti riferivi prima, che ho trovato meno. Mi affascina sempre, diciamo, che una delle cose che mi piace di più di fare questo lavoro sono le interviste. E anche i più grandi registi, ma anche i grandi cantanti, no? Cioè, mi è rimasto sempre impresso che, adesso non ricordo il titolo, però l'album di Pino Daniele, preferito da Pino Daniele, era l'album che aveva venduto di meno. E quasi sempre i registi amano i loro figli più sfortunati e quasi sempre non corrisponde col gusto del pubblico. Cioè, io questa sofferenza in America Latina, per esempio, non l'avevo notata. Io lo trovo un film felice nella riuscita, non chiaramente felice nel tono, e questo mi affascina tantissimo, perché poi noi ci scordiamo sempre che dietro una creazione ci sono i creatori con tutte le loro sfaccettature. Proviamo a leggere allora le domande. La prima è Rosanna, io sto invecchiando, però qual è il vostro consiglio? Ah, questo è, diciamo, è un grande classico. Qual è il vostro consiglio per aspiranti registi o sceneggiatori che cercano di emergere nel mondo del cinema? Se ho capito bene, non farsi pagare per 5-6 anni? Sì, e non seguire queste dirette, perché con noi che cazzo può parlare? Però un consiglio? Cioè, una cosa che con voi ha funzionato? Questa la rubo Aronofsky, con cui abbiamo parlato quest'estate, e decombatte per le storie che veramente uno sente. Bellissimo. No, mi piace tantissimo che, ma io lo sapevo, se voi applaudite, io lo sapevo che diciamo che un'intervista pubblica in cui si passa da Zalone ad Aronofsky è qualcosa di meraviglioso e poteva succedere solo con voi. Allora, Nicole da Radio Base dice, bella, questa è bellissima, 3 film che per voi sono fondamentali da consigliare a chi vuole intraprendere la carriera cinematografica. Io la trasformo nei vostri 3 film cardine, diciamo. Però secondo me non mi troveresti d'accordo, nel senso che i 3 film fondamentali da consigliare a chi vuole intraprendere la carriera, certamente i film brutti ti insegnano molto di più rispetto a un film bello, e quindi chiaramente 3 ne trovate a iosa, basta svogliare insomma le programmazioni. E sui 3 film più importanti, vi ricordo Taxi Driver, che lo vidi. Io ho 2 cose che non mai volevo fare: leggere Viaggio al termine della notte di Camus, di Céline, perché è il libro preferito di papà, il nostro padre, e vedere Taxi Driver, che era il suo film preferito. Taxi Driver l'abbiamo fatto a Natale, l'abbiamo visto per 5 giorni consecutivi, l'abbiamo rimesso, quindi quello inevitabilmente.
E poi c'è un film di Francis Ford Coppola che si chiama I ragazzi della 56ª strada, The Outsiders, che è un capolavoro. C'hanno i nostri stessi gusti. Così, così semplice, di una semplicità inarrivabile, quasi come la mia gaffa tra Camus e Céline. E il terzo varia, il terzo direi che varia. Adesso ti direi Perfect Blue, che è un film d'animazione di Satoshi Kon. E vai con 2 e 3, così ne diamo 6 a Nico. E ovviamente La vita di Adele, Ermanno Olmi, Il posto, e I fratelli di Innocenzo, America Latina. Grande. Allora, Eva Stanzione che dice: ah, bella questa, come è stato lavorare con Paolo Carnera, che consentite uno, nel suo lavoro è veramente straordinario. Io trovo che abbia uno dei pochi che abbia una cifra davvero forte nel proporre l'immagine, che rispetto a voi ha un approccio più accademico provenendo dal centro sperimentale. Tra l'altro parlavamo prima di un film di cui è direttore della fotografia, Adagio, credo che ci sia Paolo, no? Quindi che siamo tutti curiosi di vedere. Beh, Paolo Carnera, per chi non lo conoscesse, si vada a spulciare la sua filmografia e cerchi i film in streaming, perché sono tutti molto molto interessanti. E quando non sono interessanti, tu comunque senti lo spasmo per arrivare all'interesse. E, beh, in realtà siamo serviti molto a Paolo, e Paolo è servito molto a noi. Essendo così diversi e provenendo da realtà e necessità così diverse, inevitabilmente ci siamo contagiati. Lui ci ha regalato una calma che noi credevamo che sul set non ci dovesse essere, e non l'ha fatto consapevolmente, così come non eravamo fumini intenzionalmente, era semplicemente i nostri caratteri. E credo che a lui abbiamo dato una grandissima convinzione che dovesse, e non solo che potesse, usare. Paolo è una persona umanamente meravigliosa, è uno degli incontri più belli che ho avuto nel cinema. Però era come se mettesse la sua idea sempre in secondo, terzo o quarto piano. E noi l'abbiamo fatto bestemmia sul set. Sia in senso proprio verbale, ma anche in senso artistico. Lui a volte ha fatto delle luci che erano un disastro. Ma il fatto che abbia creato un disastro era per noi portentoso, perché sentivamo che si era ormai smosso dalla sua comfort zone e si trovava perso. Ed era in una disperazione fervida che per me è impagabile quando accade e non lo puoi cercare. Famoso l'errore che in realtà è un'intenzione, no? Che uno non conosce. A volte è pure un errore, perché se la pippa... Giustamente. Hai ragione anche tu. Vuoi dire qualcosa anche tu su Paolo? Beh, in realtà poi noi Paolo sull'ultimo lavoro l'abbiamo silurato, nel senso che non è più il nostro direttore della fotografia, ma non perché, attenzione, non perché non fosse bravo, perché Paolo è un fenomeno, e basti vedere i film che ha fatto dopo. Ha fatto Lavoro con Garrone, adesso ha fatto di nuovo Adagio con Stefano Sollima, ha fatto anche un altro film, ma è straordinario Paolo. Però, come appunto il titolo di questo, in cui è incentrato questo festival, Cambiamento, avevamo capito che con Paolo ormai avevamo fatto tutto, e quindi abbiamo scelto Matteo Cocco, che è un direttore della fotografia più giovane, ha 4 anni più di noi, e siamo cresciuti con la stessa generazione di immagini, e su praticamente tutta la crew di Dostoevskij è completamente cambiata dai nostri film. Abbiamo avuto solo il montatore di America Latina, che è Walter Fasano, e per il resto abbiamo cambiato tutte le persone, perché avevamo capito che in qualche modo si era creato un cortocircuito nel quale il contraddittorio e la ferocia anche di difendere le idee che uno ha, appunto per esempio un direttore della fotografia oppure un costumista che ti propone una cosa, veniva un pochettino inquinata dal fatto che si fidassero troppo di noi, mentre noi siamo, ci sentiamo a nostro agio appunto nel chi va là, nello stare attenti e anche poi nella diffidenza, quella bella, dico, non nel vedere i retropensieri, ma proprio nel sospettare che forse c'hai di fronte due imbroglioni
due che non sanno cosa fanno. Ecco, volevamo riprendere quella freschezza che c'avevamo sul primo film e abbiamo cambiato tutti e vedremo, insomma. Però Paolo è fantastico, è veramente una delle persone più dolci che ho trovato. Beh, è un amico. Ci sono vari maestri del cinema che sostengono che bisogna montare montatore, bisogna cambiare montatore e direttore della fotografia se vuoi davvero cambiare qualcosa nel tuo cinema, che è una visione interessante, no? Cioè, nel senso che comunque chi costruisce con te le immagini e chi le mette insieme in qualche modo inizia ad avere una grammatica comune con te, invece per terremotarti spesso e volentieri devi fare il contrario. Diciamo che io ho il vantaggio, no, di vedere tanti film. A un certo punto io ho iniziato a rompere le scatole dopo La Terra dell'Abbastanza dicendo questi sono dei fenomeni. Mi ricordo con alcuni miei colleghi, dicevo altro che Dolan e compagnia, cioè, andate a vedervi Fratelli di Innocenzo. Quando arriva Favolacce, ovviamente ricordo ancora che uscì a febbraio, se non sbaglio, no? A febbraio a Berlino, a giugno, giusto. E io, insomma, quando arriva vicino Favolacce comincio ad avere un po' di paura, perché c'è sempre paura quando tu vedi degli esordienti e poi magari, no, come diceva Troisi, non si ripetono, e invece esce fuori un film clamoroso. Io direi vediamoci la traccia 2, bellissimo, che c'è il Bad Tales, però la mia preferita, come dicevamo, è Queridos Vecinos. Cioè, in Spagna è uscito come Cari vicini, Favolacce, che io trovo che sia poesia purissima. Vediamo una clip e poi magari parliamone, perché insomma non si può non parlare con voi di Favolacce. Oh. Aumento, guarda che tutto. Ma te rendi conto quanto è strana la vita? Eh? Una botta qua a madre gli avrei data. A fondo non mi pareva il caso. Mi sei messa a parlare del marito, dei cazzi del marito, del lavoro del marito. A me sapevi che te sei divertito, ma basta e mi avanza. Questo è importante per papà. Mo se non lo sapevi prima, mo lo sai. Dai, esco, lo brindiamo, va! A proposito di ironia. Favolacce mi mette di fronte al vostro nuovo status, no? Cioè, siete con La Terra dell'Abbastanza, siete gli esordienti, e gli esordienti sono più o meno simpatici a tutti. No, non sono ancora pericolosi. Con Favolacce arrivate, mettete i piedi sul tavolo e dite ci siamo. E io dico sempre che la dimostrazione che voi avete iniziato a far paura è che Favolacce, se vogliamo, non raccoglie a livello di premi, a livello di sistema, quello che merita. E quindi inizia anche quel tipo, no, di dissenso di quelli dei bastian contrari che vogliono, appunto, arrivano i due sceriffi nuovi in città e sparano contro gli sceriffi. Com'è stato l'arrivo di Favolacce? Cioè, sia come l'avete immaginato, se percepivate il livello di rischio di un film del genere, e poi dopo come avete vissuto questo cambio di status e anche di cominciare ad avere dei nemici, di stare sotto i riflettori, non solo nel senso positivo. Favolacce nasce a 18 anni, appena finiamo di scriverlo, essenzialmente, e ci ha avuto tantissimi titoli. Tu che hai lavorato anche al Ministero, ti è arrivata una versione di Favolacce con un altro titolo, che adesso purtroppo non ricordo, ma che era brutto. E, sa di sì, perché anch'io non me lo ricordo. Sì, fa veramente una cagata. Però nasce in un momento della nostra vita, 18 anni, cioè comunque sia l'adolescenza appena superata, ma proprio all'istante, il gol 90esimo, cioè proprio eravamo lì, comunque ancora
che stavo ancora lì a inseguire tantissime cose, improvvisamente ti dicono che sei adulto, no? E quindi pensavo che raccontare la fase preadolescenziale barra, diciamo, infantile, usando un'espressione di maniera più poetica, potesse dar via a un racconto molto bello. Poi questo funziona così sempre, no? C'è chi ci ha visto della sociologia, c'è chi ci ha visto anche, diciamo, un affronto politico, c'è chi ci ha visto semplicemente un racconto che già dal titolo dichiara anche un po' quelle che sono le sue intenzioni di linguaggio, ecco. E, è un film che è resistito nel tempo, lo abbiamo fatto per secondo perché come primo film tutti i produttori dicevano assolutamente no, è inconcepibile che si possa pensare alla morte per suicidio dei bambini. Io ricordo dei film che forse magari avevano fatto in passato, Rossellini, vabbè, eccetera eccetera, vabbè, ma molto banalmente era un film che era difficilmente inquadrabile, mentre La Rabbia era un film di genere, quindi noi, diciamo, ecco, qua è entrato solo leggerissimamente una forma di strategica, anche un po' calcistica e anche un po' di buon senso, di optare come primo film per un film che poteva iscriversi a un genere per poi ovviamente tradirlo, e poi per lasciare il secondo film più complicato e meno incasellabile come opera seconda. E noi abbiamo realizzato Favolacce in momento, anche lì i soldi non erano tantissimi, però penso che fosse comunque un budget equilibrato per quelle che erano anche le nostre ambizioni visive. Abbiamo fatto un lavoro sulla fotografia enorme, proprio per far sì che la fotografia non si sentisse. Abbiamo fatto un lavoro gigantesco, anche proprio semplicemente sulla scelta delle lenti. Volevamo girarlo con il Super 16, ma non ci siamo riusciti. E l'arrivo, la destinazione, ne parlavamo prima con te, la destinazione finale di ogni nostro film è poi l'abbraccio col pubblico. E è un abbraccio che c'è stato, io l'ho sentito. Se quella è una bella sfida al pubblico, perché... Sì, sì, ovviamente. Ma a volte gli abbracci più belli sono quelli che ti fa un po' sudaticci, no? Che dici magari puzzo, no? Mi puzzo nella ascella, però abbraccio lo fa, se non sono maleducato, no? E noi sapevamo di offrire, sicuramente, poi tra l'altro uscì in un momento di Covid in cui tutti erano, sai, no, ce la faremo, resisteremo, e noi facevamo un film che finiva con una cantilena, diceva bisogna morire, anzi proprio invocava la morte come risoluzione al teatro della vita. E quindi ci sembrò in qualche modo anche paradossale il fatto che il film ottenne un, diciamo, un parziale successo anche più di pubblico che di critica. E poi sul discorso dei colleghi dell'industria, noi siamo sempre, cioè resteremo sempre degli underdog, spero, cioè non vorrei mai prendere un Davide Donatello per un film di merda, cioè sarebbe proprio là veramente il giorno in cui mi ammazzo, proprio là, veramente lo giuro. È un po' come dire che cozzalone. Quindi in realtà non è, secondo me, nemmeno un discorso di invidia. Una volta un regista molto, faccio un nome, no, Lughetti, Daniele Lughetti, mi chiamò dicendo ho visto la megatina, Favolacce, sarà il vostro nemico per tutta la vostra carriera, insomma, ogni cosa che fai deve paragonare a Favolacce, perché è un film spartiacque, e avete cambiato, sarete sul cazzo un sacco dei registi perché avete cambiato il modo di fare film sulla periferia, e, che è una frase roboante, forse è vero, cioè non c'è più spazio per una certa retorica dopo Favolacce. Sì, ma anche proprio come linguaggio, nel senso che noi scegliamo di fare un film realistico, cioè nel quale l'unica forma di realismo sono i meccanismi umani, perché per il resto
scegliamo di ricreare un complesso abitativo che non esiste. Tutti dicono Spinaceto, non c'è un posto così, l'abbiamo inventato da zero. Questo immagino qua è l'immagino americano che appartiene a Charlie Brown. Abbiamo detto scarnifichiamo la cosa della Cohen e Charlie Brown. Sì, ma... abbiamo detto proprio scarnifichiamo la cosa del realismo scenotecnico, scenografico. Inventiamo anche una storia paradossale, no? Appunto dei bambini che costruiscono una bomba spacciandolo come un progetto di scuola. Andiamo contro questo fottuto realismo che ci inchioda da sempre. Però facciamo sì che il pubblico quando lo veda si senta rispecchiato. E quindi questo Frankenstein va a sbattere un po' contro quello che era al momento anche un po' un genere, che è il classico film di periferia, spessissimo romana o partenopea. E quindi sì, adesso vedo molti più film così. Da una parte sono felice e da una parte però rivendico il fatto che siamo stati a quel momento i primi. E essere il primo ovviamente non ti fa mai essere simpatico, niente. No, quello poi... Questo vedi, Licenia dice quale sarà la vostra prossima sfida, che io trovo che sia una domanda poetica, solo il pensare di porla, però in quel caso secondo me Favolaccia è proprio quella cosa là, cioè quel modo di dire sto andando da qualche parte dove gli altri non sono andati, tanto è vero che secondo me Favolacce devasta la domanda che fanno tutti i critici, no? Cioè, quali sono i vostri riferimenti? Perché Favolacce va ovunque, no? Cioè, se uno pensa alla scena in piscina, ripresa da sotto, pensa a Dario Argento, se uno pensa a certe caratterizzazioni dei personaggi, pensa agli ultimi Coen, ma è proprio perché uno va a pescarli, ma io poi non riesco a immaginare il vostro cinema pensando ai vostri riferimenti, però ve li chiedo se ci sono, cioè se c'è qualcosa che al di là delle vostre passioni, perché voi appunto iniziate a vedere cinema anche complicato molto giovani, in questa famiglia dove si legge Camus, io sono affascinato, voi a 18 anni scrivevate Favolacce, io... credo che al massimo scrivessi insomma la formazione del Napoli su un diario, però insomma mi chiedo se c'è qualcosa, una qualche stella polare che vi guida. Ma sì, ma tra l'altro appunto anche scrive la formazione da Roma sul quaderno, allora io è da un po' che faccio questa cosa che si chiama meditazione trascendentale ogni giorno. Faccio 20 minuti la mattina e 20 minuti la sera e ogni volta che la faccio e vado un po' in questo stato di profondità, rivedo le immagini di me bambino e mi rendo conto quando poi le analizzo, non sviscerandole, ma semplicemente rendendomi conto di cosa ho rivisto e rivisitato, mi rendo conto che tutto ciò che noi facciamo, fratello, aveva a che fare con la fantasia, sempre. E ogni cosa, anche fa colazione, noi prendiamo i biscotti e vediamo quale tra i biscotti, tra l'altro anche una scena abbastanza che avevamo eliminato, tipo diciamo, i biscotti sotto marca, chiaramente, erano tipo degli occhi, il sorriso, la smorfia, e ogni volta che li vendevamo io e Fabio, i nostri erano rotti, quindi in realtà non c'era mai un sorriso, ecco, nulla era mai così definito, può essere un sorriso, può essere la peggiore delle espressioni di depressione, e però eravamo noi che li... Quei biscotti erano poetici perché noi li interpretavamo così. Magari il bambino guardava e semplicemente se mangiava il biscotto. Non siamo mai stati quelli che hanno semplicemente mangiato il biscotto, ma hanno sempre guardato, hanno girato, poi leggiamo il retro dei biscotti, vediamo fabbricato in Italia, anzi quelli nostri fabbricati tipo in Taiwan, non so dove cazzo venivano. Però questo per dirti che l'unire il basso e l'alto, e anzi non rendersi mai conto di cosa fosse alto e cosa fosse basso, ci ha un po' salvato le chiappe. E, per i riferimenti, appunto, ecco, noi da ragazzi, da bambini, abbiamo spesso cambiato casa e viva Dio, c'erano sempre delle piccole, delle mensolette, dei libri interessanti, e questo è vero. Appunto, magari papà si portava presso Céline, però lì abbiamo trovato ovviamente anche appunto lo straniero di Camus, o abbiamo trovato, ricordo ancora, in una delle ultime case
c'era Il giardino di cemento, che è un bellissimo romanzo da quando ho dato un film penoso, ma e nostro, quindi tendenzialmente i nostri primi amori erano i romanzi. E io ricordo che su Favolacce l'influenza di Raymond Carver è quasi invalidante se uno lo analizza in maniera formale, perché lo è. O anche William Gaddis o John Cheever o Updike, i Peanuts, sì, Charlie Brown, assolutamente sì, Charles Schulz, tutta la sua poetica così precisa, cazzo. E quindi in realtà forse, a parte che stiamo parlando di Favolacce come se fosse Quarto Potere e non lo è, cioè so che stiamo a fare un po', è un film riuscito, e credo che la cosa migliore di Favolacce sia l'atmosfera, è un film che ti ben dispone dalla prima inquadratura e ti dà, e qualcosa aleggia come se si fosse messo in moto un meccanismo che non può più tornare indietro, e quello è molto interessante ed è molto minuzioso, forse neanche chissà quanto voluto, ecco, diciamo che è accaduto mentre lo facevamo. Però sì, le nostre influenze maggiori sono sempre, che tra l'altro sono quelle che sono resistite di più, sono letterarie, anche appunto i fumetti, Topolino o La dinastia dei paperi di Don Rosa, che era questo, che è questo tratto molto poco considerato in patria, in America, questo fumettista si chiama Don Rosa, sì, penso proprio di sì. E per rispondere appunto alla domanda quale sarà la nostra prossima sfida, anche appunto essere degazzati sufficienti da rispondere a Licenia, che la prossima sfida è il derby di domani Roma-Lazio, e però è vero, cioè io sono sicuro che se domani a Roma dovesse vincere, e vincerà, gli spaccamo proprio, io sarò più propenso a immaginarmi la storia, e se dovessi perdere io mi incazzerò con mio fratello perché dirò dobbiamo tornare a casa prima da Salerno, cioè comunque sia inventerò la sconfitta, diventerà in qualche modo mia, sia la vittoria che la sconfitta, e se sarà vittoria io dirò ai miei genitori, visto, ho chiamato il sabato, quindi porta fortuna, eccetera eccetera eccetera. E ecco, saper reinterpretare ogni forma di risposta affinché non sia mai una cosa ferma ma che sia sempre in movimento da qualche parte, mai veramente qua però mai davvero neanche lì, in qualcosa di intangibile. Fa troppo ridere la domanda di Roberta che chiede, stupenda, non avete paura di fare la fine dei Gallagher? Poi mi ha messo uno smile che sa, o deve saper culo o di ridimensionamento la domanda. E beh, in realtà no, sinceramente a me gli Oasis fanno cagare, quindi sì, mi spaventerà morire, però immagino che lei intendesse di che ci dividiamo, ma poi male, diciamo, tra... ci dividiamo male, ma spero che non accada, perché vorrebbe dire non che il mio cinema diventi peggiore, ma che la mia vita è peggiore, perché la vita senza mio fratello è... Comunque anche i Gallagher stanno facendo pace, quindi insomma... Non è... Stavo pensando che la prossima sfida potrebbe essere La dinastia dei paperi con protagonista, l'adattamento della dinastia dei paperi con protagonista Checco Zalone, però insomma... Sì, no, certo. Tra l'altro io sono infurioso perché parte della produzione di Don Rosa la stanno censurando per via della cancel culture. Che rapporto avete con questo movimento? Perché voi siete sempre stati... Mi viene da dire siete sempre stati scorretti, in realtà non lo avete fatto apposta, avete raccontato storie liberamente, però è un tema, no? C'è questo tipo di nuova, tra virgolette, ideologia, dà dei paletti che rendono più affascinante magari costruire, perché si sa, no, che raccontare storie con dei paletti può essere più... la difficoltà può far costruire storie migliori, oppure toglie libertà ed è un problema? Ovviamente no, è una disgrazia assoluta quella di non poter affrontare alcuni temi, perché non è che non parlando di qualcosa quel qualcosa non esiste, anzi bisogna metterlo in luce. E io voglio fra 30 anni, se sarò ancora vivo, voglio vedere i film del 2024 e ricordarmi che erano il 2024, che si parlava di queste cose, che c'erano questi problemi, che c'erano queste storture, che i nostri errori erano lì, lampanti,
Perché altrimenti il cinema e la storia hanno due strade scinte, scisse, e improvvisamente il cinema diventa un'arte morta. E noi abbiamo bisogno di uscire dal cinema e parlare, e discutere, e dibattere. L'arte ci permette di fare questo. È assolutamente un'utopia, ed è assolutamente anche per me una vergogna pensare che dei temi diventino tabù. Ovviamente quando parlo di temi, i temi vanno sviscerati con delle storie intelligenti. Più è delicato l'argomento, più bisogna essere intelligente per affrontarlo, no? E prima parlavamo dei film usciti sul Covid. Per me il problema non era i film che parlavano del Covid, era che ne parlavano veramente in maniera stupida, ne parlavano in maniera irrisoria, qualunquista. Io pensavo sempre, ma apriti un account Twitter e scrivere in tweet, se questo deve essere ciò che partorisce una pandemia, quando noi abbiamo l'opportunità di ripensare il mondo grazie a questa disgrazia, no? E continuo a pensare il fatto, quando vedo dei film che sono coraggiosi da questo punto di vista, ovvero che affrontano il presente, dico viva Dio, questo non vuol dire fare necessariamente, cioè, ovviamente si può parlare di tutto nascondendo tantissimi argomenti dentro le trame che sembrano parlare di qualcos'altro, ovviamente, perché i film attesi non piacciono a me, non piacciono a Damiano, non piacciono probabilmente a nessuno di noi. Però, per esempio, quando abbiamo visto Tar, che è un film sul Me Too, un capolavoro assoluto, e quel regista, meno male che non si è censurato, non ci ho pensato un secondo, ha fatto un film straordinario che resterà appunto... Blanchett di una scorrettezza meravigliosa. Esatto, e che parla del presente, e quando verrà visto, le persone che lo vedranno, anche ne so, i nostri figli, no? Per farsi un'idea di quello che era il cinema. Cioè, pensiamo a un neorealismo abbellito, cosa sarebbe stato? Cioè, non raccontare il dopoguerra in quel modo così viscerale, così forte, perché era troppo difficile, era troppo duro, perché forse serviva una leggerezza, invece no, autori che hanno affrontato quei temi con quel modo ci hanno restituito un pezzo di vita che non abbiamo potuto vivere, perché siamo nati dopo. Grazie al cinema riusciamo a tornare indietro, a analizzare quei problemi. Quindi per me tutto quello che deriva dall'autocensura veramente per me vorrebbe dire veramente sarebbe la censura alla nostra intelligenza. Ma noi ci stiamo tranquillamente, serenamente avvicinando al record di durata di questo, che era uno dei nostri obiettivi, adesso lo possiamo dire a Peppe, tanto non ci può. E allora vi volevo proporre una foto, diciamo un collage di foto, che è la numero 5. Noi abbiamo questo mezzo molto tecnologico che è il pizzino, io e Marcello, quindi se me la fai vedere torniamo un po' a un discorso precedente. Sono quattro colleghi per cui avete scritto, se non sbaglio, no? Vilma Labbate, Cipagni, Trash Secco e Garrone. Ed è una cosa che mi ha colpito, perché sono quattro fasi diverse della vostra vita, però non si vedono tanti registi che continuano anche a scrivere. No, è una cosa che si vede nella musica, il grande cantante che magari diventa famoso, no? E che poi continua a scrivere testi anche per altri. E mi chiedo quanto... Sono quattro casi completamente diversi, ovviamente. Però cosa vi spinge ancora a scrivere anche storie per altri? Voi che avete poi così, una visione così precisa. Quindi, insomma, no? Cioè, credo che dare la storia a qualcun altro, scriverla per qualcun altro, è anche un po' una sofferenza, no? Come succede ai cantanti, che spesso se ne riappropriano. Sarà che per noi scrivere... Ecco, se fossimo così capaci e tenaci a scrivere un romanzo, a far sì che la parola scritta basti per raccontare una storia, probabilmente faremmo anche quello.
E la forma che più si avvicina a questo è appunto inevitabilmente quella della sceneggiatura. Io e Fabio siamo due persone molto solitarie, quindi quando c'è possibilità di incontrare una persona per un periodo della nostra vita ci fa piacere condividere qualcosa, un momento, uno sbaglio. Qui c'erano quattro registi, tre registi e una ladra, a tutti gli effetti. E chiaramente queste quattro personalità hanno degli approdi artistici, delle derive umane, delle necessità fisiologiche e delle mancanze feroci, e comunque sono tutte persone che sono entrate nella nostra vita e che abbiamo accolto nei nostri sogni e incubi. E allora per noi diventa anche un modo per fermarci, per conoscerci, per stringere la mano. In due di questi casi anche portare a casa dei soldi, gli altri due non portare a casa una lira. E sono felice perché comunque sia, al netto di film sbagliati, ho trovato per esempio in un regista che è Matteo Carrone, in Dogman, una sceneggiatura che noi abbiamo scritto, molto brutta, e che lui è riuscito a tradurre in un film veramente buono. E la sceneggiatura era veramente spaventosamente brutta ed è colpa mia e di mio fratello perché l'abbiamo scritta noi. Dall'altra parte, proprio alla fine, una sceneggiatura memorabile, bellissima, pagata a mezzo fagiolo, cioè il conto della... Noi prima siamo presi una birra, e il conto era quello che abbiamo preso noi, e è un film di cui si è anche impossessata a livello di paternità della sceneggiatura. E anche lei è comunista, quindi occhio. E gli altri due sono degli amici, e noi abbiamo scritto perché erano nostri amici. Probabilmente se ci avesse chiesto un altro regista avremmo detto no, ma non per snobismo, perché adesso siamo registi affermati, no, col cavolo, è che per noi l'amicizia è un movente. Lo è stato anche quello di venire da te, un movente. Certo, ti ammiriamo, ci sta simpatico, ed è tantissimo. A volte basta questo, è come ogni tipo di incontro che si fa durante la giornata. E tutto qua. Lo farete ancora? Io trovo che sia una cosa straordinaria, e che secondo me rende anche l'idea, quando i grandi momenti del cinema italiano sono stati i momenti in cui delle persone, amici poi anche spesso e volentieri, lavoravano insieme e quindi insomma confondevano, contaminavano immaginari. Io racconti di Ettore Scola, no? Su suo Cecchi d'amico, che li invitava a pranzo e poi revisionava le loro sceneggiature, insomma, che sono storie meravigliose. Quindi insomma trovo che sia un'altra delle vostre particolarità il riuscire a fare anche qualcosa per altri, che siano anche amici, e che, perché poi anche entrare nei mondi degli altri, cioè tu dicevi sono entrati nei nostri sogni e incubi, ma voi entrate nei sogni e incubi altrui. E non so se ci sono domande anche qui all'interno, vai, se no poi si arrabbiano che giustamente ne abbiamo. Eccolo là, vai. Salve, buonasera. E niente, ti volevo ringraziare, Damiano, per il consiglio di prima, non l'hai detto nei tre, di Funeral Parade of Roses a Film TV. E poi ti volevo una doppia domanda, cioè una è un po' gossipara, mi ricordo c'era una foto con Paul Thomas Anderson, e poi mi ricordo si parlava di un western in Calabria, quindi sono stato tipo il meme di Narcos ad aspettare un western in Calabria, in Sardegna, con Paul Thomas Anderson, quindi volevo chiedervi cos'era questa roba qua. Poi invece un'altra domanda, invece nei vostri tre film si nota sempre un pochino la vostra libertà, cioè nel senso il primo film era un vostro film, cioè nel senso era proprio un vostro film, il secondo pure il terzo. E vedendo il backstage del secondo di due nostri amici, ovvero Alen e Mino, Note a margine di un'estate, non sembrava un backstage di un film, ma sembrava un film di Alen e Mino, cioè quindi la libertà proprio di tutti, pure Gabriel Montesi è Gabriel Montesi, cioè nel senso tipo, quindi apnea, ironia, però pure questa libertà di tutti sul set, cioè pure di chi fa il backstage e poi oggi fa una sterminata domenica o quando chiove. Aspetta, ti do il mio. Mazza, che caldo sto microfono, no? È sudato. Ho una
temperatura, eccolo, una temperatura fredda, Alain, Mino, Simone Bozzelli, cioè noi cerchiamo di coinvolgere, questa è un po' una cosa proprio da squadra di calcio, no? Tipo la cantera del Barcellona, cerchiamo di, facciamo tantissimi incontri, c'è una cosa bella del cinema che a volte qualcuno ti scrive, dice vuoi leggere un copione, oppure guarda un cortometraggio. E abbiamo fatto super di recente, abbiamo fatto questa in giuria su un festival di cortometraggi per guardare, per monitorare anche un po' lo stato dei registi attuali, e abbiamo visto dei corti bellissimi. E, appunto, anche con gli attori lo facciamo, assorbire cose anche impreviste. Il personaggio di Gabriele Montesi è riscritto su Gabriele Montesi, perché era un personaggio, non era un giovane padre, era un uomo dei 45 anni che c'aveva sto bambino, era molto simile al personaggio di Elio da quel punto di vista lì. E poi è arrivato Gabriele Montesi, che ovviamente non c'aveva quell'età lì, e abbiamo riscritto e ripensato il personaggio, e Gabriele lo ha arricchito. E noi chiediamo sempre in qualche modo ai nostri attori, ai nostri collaboratori, le loro proposte, piuttosto che dire noi vorremmo che fosse così. Poi a volte se le cose non coincidono, sono naturalmente agli antipodi, cerchiamo un compromesso o cerchiamo di dire appunto vogliamo esattamente questo qui. E questo è un atto in qualche modo di appunto di assorbimento, cioè il vero essere presenti sul set, a volte anche dire quello di dire smentisco quello che è stata una cosa che addirittura ho pensato, ho scritto, ho cercato di realizzare, forse adesso ce l'ho anche in mano, però si sgretola di fronte a una realtà che è più forte che è di fronte a me, e che se non osservo e se non riesco a in qualche modo accogliere, mi limita. Cioè io cerchiamo sempre di fare i film più ricchi, più importanti, prendendo dagli altri, prendendo le loro peculiarità. E la domanda su P.T. Anderson e sul nostro western, una domanda che abbiamo fatto anche Boris prima, no? Parlavamo del western. Doveva essere il nostro secondo film in realtà, però era un film molto costoso. Noi abbiamo incontrato P.T. Anderson grazie al Sundance, che fa questo bellissimo incontro, no? Tra l'altro al quale partecipò anche lo stesso Anderson da giovane, prima di esordire alla regia. E il Sundance seleziona quelli che reputa i registi, diciamo, più... non dico promettenti, più interessanti secondo il loro particolare gusto, ecco, e gli affianca dei tutori che sono così appunto grandi e roboanti. E noi siamo andati in Grecia a fare questo lavoro, questo, non so come dire, seminario, incontro. Un seminario sembra troppo una cosa, era più un incontro. E P.T. Anderson scelse il nostro copione come quello da seguire, essenzialmente. Dicendoci la mattina successiva, il primo giorno, che il copione era di per sé perfetto. Ci diede delle note di montaggio, ci disse che il titolo era un abominio, e parlammo essenzialmente, si ribaltarono i ruoli, no? Parlammo molto di più noi, ed eravamo noi che cercavamo di investigare il suo cinema, perché siamo di fronte al più grande regista vivente americano, e quindi ovviamente noi abbiamo soddisfatto ogni nostra voglia cinefila, e su domande con inglese poi dall'alto pacchiano, per contrario ridicolo, e abbiamo scoperto che oltre ad essere un grande regista anche una persona molto molto bella, con un grado di sopportazione altissimo, perché il nostro inglese è veramente qualcosa che era tanto patetico. E quindi non so se faremo mai il film, prima ne parlavamo, è una bella storia, però ce ne sono tante. Io la farei solo per mettere con la collaborazione di Paul Thomas Anderson, però vabbè.
No, però devo dire, è affascinante anche come voi siete rimasti anche degli spettatori avidi, no? Cioè spesso i registi smettono anche per un motivo molto fragile, no? Cioè la paura di essere contaminati, la paura di essere influenzati, smettono di essere spettatori, almeno spettatori divertiti, spettatori felici. Voi invece continuate ad essere dei cinefili oltre che dei cineasti. Sì, beh, era una domanda. Sì, no, era una riflessione. Cioè, ma sì. In realtà Fabio è più di me, ma è sempre stato più di me, quindi anche qui non c'è stato un cambiamento. E io tendenzialmente, soprattutto quando arriva la sera e quindi un po', diciamo, le ore della malinconia, preferisco leggere. C'è un comodino che sta franando per quanti libri ci sono sopra. Però appunto sì, ma perché io non riesco a trovare una dicotomia. Tu mi dici della fragilità, per me sono cazzate assolute. Posso dire che per non essere fragile non riguardo i film che faccio, se capita, però me li guardo e mi ammazzo da risate. È capitato per sbaglio che ho visto Favolacci recentemente, l'ho trovato pieno di ironia, nella misura in cui, come dicevi in maniera giustissima tu, ironia non vuol dire divertente. Per esempio, ciò che è ironico è ciò che è frustrante, mi fa ammazzare le risate. E, ecco, smentendomi sui tre film importanti da vedere per diventare regista, io ho detto in maniera anche un po' caparbia, ma anche codarda, vedi film brutti. Io purtroppo, devo essere sincero, che prima di Fama Regalina ho visto un film orrendo italiano che mi ha segnato. Che io sono stato le 4-5 settimane prima delle riprese di Americani dicendo verrà una merda come sto film. Quindi in questo caso, se avessi visto appunto, se avessi rivisto Taxi Driver, mi sarebbero state più liete le notti. Però no, io quando parlo, a parte io non parlo con nessuno, quindi non so i miei registi, i nostri colleghi cosa facciano, quello che posso dirti, e mo torno anche un po', rispondo ad alcune domande a cui ho voluto risponderti, che è vero che noi con Favolacci siamo andati sul cazzo tantissimi, però è anche vero che proprio tra virgolette nel momento del bisogno in cui America Latina ha fatto storcere il naso a quelli che ci avevano elogiato prima tanto, io ho ricevuto i messaggi più belli. Io ricordo quando ho due telefoni, uno per il lavoro, e accesi il telefono del lavoro e vidi un messaggio di Bellocchio, che è un maestro di eleganza e di, ecco, cinema, e lui mi disse: Americanino non è un film perfetto, ma ce ne fossero. E Amelio mi scrisse: io vorrei avere il tempo per poter scrivere un libro su America Latina. E chiaramente, quando arrivano questi messaggi, tu dici: non ci andrei a cena probabilmente con nessuno, ma perché sono pigro, no? Però se mi arriva un messaggio, gli rispondo, effettivamente così è, e lo faccio. E non è un caso se i messaggi più belli ci siamo stati mandati da registi che troviamo regali e parimenti misteriosi. Il loro mistero è conservato nel gesto che fa sì che loro scrivano a due registi, a due ragazzi di 34 anni. Lo trovo misterioso, lo trovo strano, arcaico e profondamente appagante. E questo era sempre per tornare ai registi che non guardano film. Tu vuoi aggiungere qualcosa? Sì. Perché ovviamente tu hai fatto una domanda molto, molto semplice, no? Sull'amore verso il cinema, e non potevo non risponderti in maniera proprio febbrile, nel senso che sì, cioè proprio prima, quando io e Damiano, la cosa bellissima è che noi facciamo i festival, no? Quando eravamo ragazzini, sceglieva 10 film Damiano, io sceglievo 10, era una selezione veramente forte. Io vorrei che veramente Venezia fosse fatta così, costa anche incazzatura, no? Io ho i film più belli, ho preso io, vinco io, ti devi rendere il verdetto che i miei film sono più belli. Adesso sto festival lo faccio con la mia compagna, perché comunque se arrivo a fine giornata non posso andare a divorare un film, mi sembra un po' buttare la giornata, un po' che cazzo, cioè, manca il film dalla sera, manca no, bisogna, no, io veramente poi ovviamente qua parliamo anche di fruizioni casalinghe, no, ma proprio andare al cinema, la bellezza di andare al cinema.
quanto è bello vedere un film e veramente rimanere sconvolti, no? E pensare alla perizia di un regista, poi a volte anche la fortuna di addirittura conoscerlo, no? Di conoscerlo, pare lo giri per festival, oppure lo cerchi, lo inviti, tipo quest'anno per il Cinema America, che è una realtà meravigliosa, abbiamo invitato tantissimi registi che amiamo, da Sorokoyen, Aronofsky, Ari Aster, Barry Corbett, tantissimi, proprio, c'avevamo proprio una voglia spasimante di dire a loro, e noi arrivavamo veramente con il DVD da fargli firmare, cioè proprio la fame, l'amore, il rispetto, perché se tu mi hai salvato quella giornata grazie al tuo film, per me tu diventi veramente il miglior amico, il miglior alleato, e veramente questa forma di salvifica che c'è al cinema può essere una cosa naif, può essere una cosa anche un po' da nerd, mi frega proprio un cazzo, cioè io così sono. Guarda, io ti capisco così bene. Io ti capisco così bene che credo che posso diciamo coinvolgere tutti e 40, 50 le persone che lavorano a Linea d'Ombra, e credo che quello che hai appena detto è il motivo per cui ogni anno pensiamo, vabbè, questo è l'ultimo, e alla fine ogni anno siamo qui e cerchiamo di farlo meglio, perché c'è proprio una forma anche di gratitudine verso quest'arte che più di ogni altra, secondo me, ti apre anche diversi mondi. Cioè, io non credo che mi sarei appassionato alla pittura, non credo che mi sarei appassionato alla poesia e a tante altre arti se non ci fosse stato il cinema, quindi ti capisco benissimo. Non so se ci sono, sì, adesso andiamo, però devo fargli battere il record di Bellocchio, abbiamo ancora 5 minuti, quindi insomma, poi così loro possono mandare un messaggio a Bellocchio, che ha aperto l'anno scorso il nostro programma. Vai, Caparezza di là. Sì, ha ragione. Se vuoi prenderli in giro, ricordati sempre che mi chiamo Sollazzo. No, vabbè, ci sta, però sono belle. Infatti invidia. No, lo so, però. Neri e lunghi. Finché durano. No, io ho una domanda sulla tecnica. Allora, facendo un mestiere creativo, no, tante volte io mi sono trovato anche un po' a colpevolizzarmi, perché magari non avevo imparato un software in più, o non sapevo fare questa specifica tecnica, oppure mi sono sentito in colpa per dire, mi sarei dovuto applicare di più per investigare questo modo, no? Però poi, essendo un po' paraculo, me ne esco sempre con una cosa della narrazione, dico, vabbè, però sono comunque in grado di dire quello che volevo dire, anche magari con parole più semplici, con delle tecniche, con delle soluzioni più banali, comunque più pulite. Qui abbiamo fatto la seduta psicologica e ci siamo dati anche la risposta. Però appunto mi domando, voi come la vivete questa cosa? Cioè, voi ricercate questa tecnica, questa complicazione, che valore ha? Oppure magari certi discorsi, certe narrazioni possono essere esplicate anche con parole banalissime, semplici? Perché secondo me alla fine questo magari, mi interessa molto la vostra opinione riguardo questa cosa, consentirebbe veramente a chiunque di potersi manifestare, anche se magari non ha strumenti straordinari. Assolutamente, concordo con la tua, cioè con hai detto, sono capelli stupendi, proprio dei capelli da Madonna, e concordo su quello che dice alla fine, chiunque ha gli strumenti per poter raccontare una storia in termini audiovisivi come facciamo noi. Io personalmente non so la differenza tra un 35 mm e un 50 mm tutt'oggi, non è uno scherzo, cioè, so quando la vedo, quando mi metto appunto col viewfinder e guardo l'inquadratura, ma non è importante. E compenso con altre cose, penso che io e Fabio siamo gli unici registi in Italia che fanno storyboard il giorno prima di andare sul set, e non sono dei storyboard, dei schizzetti idioti, ma sono proprio dei uso questa parola perché qua sembra un po' immodesto, ma Fabio dice fumetti, io dico pure dipinti, perché fanno una compiutezza selvaggia e irremediabile. Io mi sento sconfitto di fronte a quel disegno, perché so che comunque sia l'inquadratura non potrà mai essere così bella. E compenso col mio. Noi arriviamo sul set con i pezzi di carta e altri arrivano sul set con la shot list. Voglio un totale, primo piano, mettiamo adesso st'ottica. A ognuno è il suo, non ci sono, non ci sono mezzucci, non ci sono segreti o regole, e quindi ancora è un invito
ad abbattere inevitabilmente la piramide, ad abbattere pubblico, regista. Noi siamo registi forse perché l'abbiamo voluto come nessun'altra cosa al mondo e tanto è bastato. Io vi prego di scrivere sulla mia lapide selvaggio irrimediabile, che credo sia l'India di definitiva, è meraviglioso. Non so se tu volevi dire qualcos'altro, se no vi facevo andrei a chiudere. C'è questa domanda tipo alla Zero Calcare: il dialetto romano, sempre molto marcato all'interno dei vostri film, può essere un boomerang? Credo che la facciano solo a voi, a Zero Calcare, questa domanda. Non so se volete. Sì, pure il fatto che non so parlare in boomerang, però non lo so, non è pensato, non è, a parte che non ci sta. A Megatina ha già avuto in italiano pulitissimo, bellissimo, quasi da Treccani, quindi in realtà un po' anche po' Dostoevsky ha girato ovviamente tutto in russo e quindi no, però con un accento romanesco, no? Un po' sì, quello sì, quello sempre. Senti, e allora a questo proposito io non so più qual è il numero, vediamo, potrebbe esserci scritto qualsiasi cosa, la numero 4. Dobbiamo trovare secondo me un modo più efficace di comunicare io e te, Marcello, eh? Che è una foto peraltro, quindi vai. Ok, veramente bella questa foto, avete ragione. Eccolo qua, Filippo Dimi. Ora, questa è una domanda a piacere, non vi voglio mettere in difficoltà, però io vi dico che cosa c'è dietro questa foto. Io è da luglio che sento Filippo Dimi parlarmi di quanto è bello stato, di quanto è stato bello lavorare con voi. Ed è da luglio che io gli chiedo qualcosa in più e lui continua a dirmi solo quanto è bello, quanto è stato bello lavorare con voi. Ora, ci volete raccontare un po' di che cosa ci dobbiamo aspettare da Dostoevsky? Perché è anche una sfida enorme, no? Cioè, come fare 3 film insieme. Sì, innanzitutto ci vengo a precisare che la foto che abbiamo visto non è un fotogramma di Dostoevsky, è una foto di Filippo tipo di 22 anni fa e anche lui ha superato Burrasche, come tutti noi, ed è un sopravvissuto innanzitutto di se stesso, perché le persone così fantasiose e piene di arte, non che la fanno ma che la cercano, soffrono parecchio, e lui non si è mai sottratto da tutto ciò, anzi l'ha cercato. Noi su Dostoevsky gli abbiamo chiesto di continuare a cercare, di cercare assieme, non sapevamo dove fosse l'uscita, dove fosse la meta, e anche se l'avessimo saputo ci saremmo già dall'altra parte. Ecco, lui è certamente da tutti gli attori maschi l'attore che si è dato in maniera più fragrante. Io sentivo proprio il rumore mentre tutti i giorni veniva, si mangiava da solo. Filippo Dimi è un attore iperdotato tecnicamente, al quale abbiamo chiesto, è come chiedere a una bella ragazza, a un bel ragazzo, di abbrutirsi costantemente e di dimenticarsi che lo sta facendo. Lui ha perso se stesso, sia fisicamente, ha perso circa 15 kg per fare questo ruolo, e sia i suoi retaggi teatrali, le sue anche imposizioni di uomo di 45 anni e anche quindi di barriere che si è costruito. Filippo soffre di Filippo è praticamente quasi cieco, probabilmente molti lo sapranno, purtroppo ha una malattia che irreversibile, che fa sì che lui non veda nulla, e soffre molto più di noi di balbuzie, quindi per lui anche affastellare una parola dopo l'altra sul set è più complicato, eppure non l'ho mai visto un secondo approfittarsi di questo svantaggio, né di appunto scansare le scene magari sbagliate additandole al clima generale o ai suoi handicap e tutti gli effetti. E io odio i pronostici, quindi non so come sia Dostoevsky. Posso dirti che Dostoevsky tocca con la spalla, veramente lo tocca la terra abbastanza per semplicità con la quale è stato pensato, girato, e gli va a sbattere sul ginocchio per quanto riguarda l'amore che ci ha dato e che noi abbiamo dato. E diciamo che
Noi diciamo sempre che ogni film che facciamo è tipo, ne so, Favolacce era il nostro secondo primo film, Americatina era il terzo primo film. Questa è la prima serie a tutti gli effetti. È stato... noi siamo stati sul set sei mesi, quindi più di tutti i nostri film messi assieme, precedenti tre. E posso dire che non c'è stato un giorno nella quale mi sono sentito stanco. Mi sono stancato mortalmente il giorno dopo, quando non dovevo girare. Ma non perché fosse stanco per sei mesi, ma quel giorno, quelle 24 ore così piene e intonse, mi hanno sfracellato ogni muscolo. Quindi, così, rimpiango quei momenti e vorrei che ci fosse una serie che non ci sarà mai. Forse ve l'avrà raccontato, lui fa il suo ruolo è quello di un investigatore, se non ho capito male, no? Cioè, diciamo così, nel suo non dire niente ha fatto, e lui dice che per fare il provino ha preso la parte che gli avevate mandato, l'ha tagliata in piccoli pezzi e l'ha fatta, tutti questi piccoli pezzi li ha fatti mettere da un suo amico, da una sua amica, in giro per tutta casa. E poi si è messo a cercarlo per replicare il senso del personaggio, che doveva sempre cercare qualcosa. E io l'ho trovata una cosa, allora ve lo racconto io, l'ho trovata una cosa straordinaria, ma anche il senso di adesione al progetto, che mi sembra che sia una costante dei vostri attori, no? Cioè, che entrino dentro i vostri sogni, dentro i vostri incubi e si affidino completamente. Beh, spero che la cosa di... che l'aneddoto di Filippo sia completamente inventato, perché sarebbe un genio, e perché è molto più... spero veramente che l'abbia inventato, perché Filippo fa una fantasia incredibile, il motivo per cui l'abbiamo scelto era proprio questo, che c'ha un'immaginazione straordinaria. E, noi avevamo qualche piccolissimo dubbio quando abbiamo fatto il primo provino a Filippo. Poi Filippo è uscito dal provino, uscì dall'ufficio e abbracciò un albero. Veramente, stette tipo un minuto a abbracciare questo albero, non sapendo che noi potevamo vederlo da qua a finestra, perché stavamo veramente a una specie di sottoscala. E l'abbiamo detto, ok, abbiamo l'attore. A prescindere da questa roba qui, ognuno prepara i provini nel modo in cui è migliore, insomma. Noi quello che chiediamo agli attori è di non vergognarsi mai, perché noi facciamo dei film che possono essere facilmente fraintendibili, perché ovviamente a volte, no, sai, quei poi i fenomeni che fanno i film medici, no? I film nei quali va tutto bene, stanno in aereo positivi, eccetera, eccetera. È facile, e a volte capita che qualcuno pensi che io e Damiano siamo i personaggi che mettiamo in scena, cosa che è ovviamente parzialmente vera, come parzialmente non. E, mi ricordo, ti faccio un esempio molto semplice, su Americatina proponemmo il ruolo a due attori, un attore che non posso rivelare il nome perché è un amico e perché è un grandissimo attore e poi perché non ha fatto il film, quindi non... che ci parlò del personaggio e ci disse, cazzo, però c'è qualcosa che comunque è tosta e non so se, non lo so, però ci penso su. Poi sentimmo Elio, che aveva letto in contemporanea essenzialmente, e lui disse proprio con una chiamata scemissima su WhatsApp a treno, che chiamata è brutta in cui ti vedi riflesso sul telefono, lui ci disse come state regà, ho letto il film, sì, lo voglio fare perché al personaggio mi puzza il culo, cioè, e quella frase lì detta in quel modo, no, capendo che cosa significasse andarsi a sporcare, probabilmente a imbruttire Elio Pelato, che gli abbiamo dato le fattezze di un topo. E non essere spaventato, ma essere felice di andare a vivere una vita che non è la tua, no? E questa è una cosa che solo ci vuole un po' di coraggio, ci vuole amore per il lavoro che si fa, che è un lavoro che ti permette di essere chiunque, e ovviamente è molto più catartico fare un personaggio che non c'entra assolutamente nulla con te.
proprio sono anche le palle. Ci vuole una anche una grande generosità nel concedersi. Quindi tutti gli attori che scegliamo sono attori essenzialmente liberi. Sono attori che potrebbero anche essere registi. Io tutti gli attori con cui ho lavorato penso che proprio fa un film, un regista, proprio fa dei grandi film, perché sono creativi, sono vivi. E Filippo su Dostoevskij è... Non lo so, non voglio parlare, non lo so, è un film che ancora non avete visto, lo stiamo mixando, non so assolutamente niente. E, non voglio fare pronostici, e non mi interessa, c'era la sua vita, c'era il suo percorso. E ne parliamo l'anno prossimo, Dostoevskij. Va bene, tornate e ne parliamo. Anzi, facciamo la maratona, la dedichiamo a Dostoevskij il prossimo anno. E, ragazzi, grazie di cuore, perché veramente ci avete regalato grazie una a voi, serata veramente speciale. E sì, non mi ero dimenticato. Bello, perché hanno tutti la sindrome del badante, pensano sempre che io mi dimentichi. Però ritenevamo giusto che non facciamo una motivazione come fanno gli altri. Questo festival si chiama Linea d'Ombra. Il premio che porta il suo nome, Linea d'Ombra, doveva andare a voi, perché veramente voi siete la linea d'ombra, secondo me, del cinema italiano, ma avete la capacità ogni volta di oltrepassarla, tornare indietro, camminarci sopra, ed è la forza veramente solo dei grandi romanzieri e dei grandi cineasti, e quindi ci faceva piacere che lo aveste, e speriamo che vi porti fortuna anche per domani. E a questo punto ci auguriamo che domani la Roma vinca il derby, così saprete che Linea d'Ombra porta fortuna e sarete costretti a venire tutti gli anni. Fabio e Damiano D'Innocenzo, grazie di cuore. E grazie anche per l'affetto dimostrato nel venire qui. Sabrina. La nostra cuoca. No.